Difetti di istruttoria sommati a giudizi ora contraddittori, ora illogici, perché la bellezza di 70 prescrizioni mal si concilia con il parere favorevole rilasciato in sede di valutazione ambientale. Il Consiglio di Stato, che ieri ha fatto del progetto della nuova pista dell'aeroporto di Firenze un cadavere, parla di manifesta irragionevolezza perché, dice la sentenza, la Commissione di Via ha autorizzato in assenza di soluzioni alle prescrizioni che lei stessa aveva chiesto venissero affrontate. Nelle 94 pagine della sentenza i giudici censurano anche la scelta di escludere dall'osservatorio i comuni, circostanza, è scritto, che ha impedito di presentare specifici rilievi una volta approvati i progetti esecutivi. Insomma, una bocciatura su tutta la linea che ricalca pressoché totalmente il pronunciamento del TAR impugnato da Toscana Aeroporti, ENAC, Ministero dei Trasporti, Ministero dei Beni Culturali e dalla Regione in via incidentale. La lunghissima battaglia giudiziaria che ha contrapposto i comitati, i comuni e le associazioni contrarie al fronte del SIA aeroporto trova spazio nell'articolata decisione del Consiglio di Stato, una decisione che insiste tantissimo sulle prescrizioni e sulla necessità di ripetere la via a fronte di rilevanti mutamenti dell'impatto complessivo del progetto sull'ambiente. Il fatto è che le decine di prescrizioni non sono sfociate in una nuova valutazione di impatto ambientale. È vero, dice sostanzialmente il Consiglio di Stato, che il progetto di un aeroporto è così ponderoso da non poter pretendere di aver subito una definizione irreversibile, ma è altrettanto vero che per il progetto del nuovo Vespucci i ritocchi, le aggiunte e i frazionamenti sono stati troppi e tutto ciò per evitare di passare da una nuova via. E doveva essere la via a comandare soluzioni ai problemi sollevati, non la conferenza dei servizi intervenuta successivamente a licenziare il progetto che poi però ha incontrato lo sbarramento del TAR. Sintetizzando il ragionamento dei giudici del Consiglio di Stato, per consentire alla nuova pista di inserirsi in un'area già fortemente urbanizzata, era necessario provvedere a una serie di opere, sotto attraversamento dell'autostrada e spostamento del fosso reale, per citarne due, a cui servivano soluzioni progettuali da individuare attraverso studi che dovevano essere fatti prima. Il motivo è che le soluzioni progettuali avrebbero dato risposta al rischio idraulico, al rischio incidenti, al rischio del bird striking non secondario in un'area come quella prevista per il Parco della Piana prima che per la nuova pista. Una deviazione procedurale questa fortemente stigmatizzata e che ha contribuito pesantemente al giudizio di irragionevole decisione espresso dai giudici romani.